Ciao, ho fatto più video per parlare di quella che è stata la mia esperienza con il microinfusore, perché non lo uso attualmente, perché ho smesso di usarlo, quindi quella è stata la mia esperienza con l'Omnipod, e con questo video parliamo del perché ho fatto richiesta nuovamente per poterlo utilizzare. Io sono Emanuele, sono studente al quarto anno di medicina, ho il diabete da più di 15 anni, mi è stato diagnosticato il giorno di Pasqua del 2005, mi sembra, per cui un bel po', e nonostante questo io ho comunque fatto ciclismo agonistico e vinto un campionato italiano, nonostante il debito, e questo perché il debito non deve essere un limite o soprattutto una gabbia mentale che ti impedisca di raggiungere i tuoi obiettivi. Questo canale serve proprio a questo, infatti puoi trovare video che ti aiutino a migliorare la tua gestione delle glicemie, il diabete, ad esempio l'alimentazione, lo sport, i sensori, l'aspetto psicofisico, quindi che riguarda il diabete e la gestione del diabete. Veniamo all'argomento del video. Ho fatto nuovamente richiesta per il micro. Breve recap per chi non lo sapesse degli altri video. Io attualmente non uso il microinfusore. Utilizza terapia multiniettiva, quindi le classiche penne, utilizza delle Humalog e ho fatto richiesta per mettere a punto il microinfusore. Ho provato a usare un microinfusore nel 2019, come detto era l'Omnipod. Oggi ho fatto un video per spiegare il perché non lo uso più. Brevemente, il motivo è che era un sistema patch pump, era tra le prime volte che veniva utilizzato, o perlomeno era stato presentato a me per la prima volta il sistema patch pump. Non volevo appunto quindi cannule, cose, no, volevo tutto lì attaccato, c'erano attacchi e fine, perché non voglio vedere i fili, e di base lo utilizzavo, ma la cannula non si inseriva bene a livello sottocutaneo, per cui non si venivano fatte insulina, io avevo sempre 300 di glicemia. E quindi dopo un po', io sono durato tipo un mese a avere sempre questi picchi da 300 di glicemia, ma ipotesi, se io, non so, normalmente faccio a pasto 6 unità, spariamo, lì devo farne 12 e comunque la glicemia alta, per dire, no? Per cui era un problema importante. In più, io l'avevo messo poco prima di partire un mese negli Stati Uniti, perché dico almeno vado là, sono più tranquillo se metto il microinfusore. Invece là è stato molto peggio, perché avevo appunto il microinfusore in un altro continente, non mi andavano le glicemie, fuso orario di 6 ore diverse, immaginate chiamarla la diabetologia, poi già la farsi rispondere è un miracolo. Tra l'altro poi ho scoperto di essere stato l'unico con questo problema di trovarne molte poche informazioni riguardante questa tipologia di errori che si presentava nella gestione della terapia. Per cui poi io l'ho consegnato indietro, visto anche il costo importante che ha, e dopo 4 e mi è stato detto: guarda, devi aspettare 4 anni prima di poter fare nuovamente la richiesta. A questo giugno sono scaduti i 4 anni, per cui ho fatto nuovamente richiesta. Il sistema che ho chiesto è nuovamente un patch pump, perché io non voglio, come detto, aghi, cannule, robe e cose che ci ho attaccate, anche perché lo vedrei un po' come un ingombro, un impedimento, poi io ci prendo dentro, non mi piace vedere i fili, eccetera eccetera. Perché ho fatto io sempre, praticamente tutta la mia vita, tranne un mese con il microinfusore, che è andato molto male, voglio rimettere il microinfusore. Innanzitutto vi do due dati: circa il 40% dei pazienti di diabete tipo 1 in America utilizza il microinfusore, e in Italia solo il 5%. Quindi non è che allora per forza è una cosa positiva non aver utilizzato il diabete fino ad adesso. Anzi, la terapia la gestione del diabete con il microinfusore è associata a una miglior timing range, TIR, ovvero maggior tempo all'interno di quello che è i corretti valori terapeutici per la gestione delle glicemie. Per cui averlo migliora se migliora le glicemie, se migliora le glicemie migliora la gestione del diabete, se migliora la gestione del diabete miglioro io in generale, sia banalmente di quelle che saranno le possibili complicazioni future, sia per quanto riguarda ad esempio gli sbalzi d'umore che possono essere legati al diabete, lo stress, quella che è la performance quando vado a fare un esame. Quindi è importante questa cosa anche nell'immediato e non solo per il futuro. Per cui il punto è: si cerca di migliorare quelle che sono le gestioni delle glicemie. A che punto sono? Sono al punto per cui devo rifare tutti gli step, perché la visita l'ho fatta poco tempo fa, in cui mi sono detto ok, ti inserisco all'interno della lista si è cercato, quindi mi è stato detto devi rifare la conta dei carboidrati, e mi sono messo un po' a discutere con la diabetologa, adesso, ma l'ho già fatta 4 anni fa, tutti gli step li ho fatti 4 anni fa, perché devo rifarli? Perché sono iter burocratici che vanno fatti. Vabbè, si fa, per cui in questo momento ho rifatto conto i carboidrati, a breve avrò la rivista con la psicologa per vedere se va tutto bene oppure no, e poi successivamente avrò quindi una serie di incontri da poter mettere il microinfusore, eccetera eccetera. Questo è brevemente il succo. Spero che comunque vada bene, quando metterò il microinfusore
Vi parlerò innanzitutto di come si monta, com'è, cos'è, cosa non è, cosa poter utilizzare, come mi trovo, vantaggi e svantaggi rispetto a terapia con le penne e eventualmente se tornerò indietro nuovamente per eventuali nuovi problemi. Io ho detto tutto, vi ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano alla tua gestione del diabete, sulla terapia, le glicemie, lo sport, l'alimentazione, sensori, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!